Professore, i mercati brindano, si allontana il pericolo di disgregazione dell'Europa? Sì, si allontana veramente, non per la prima volta, per la seconda volta, perché si è già fatto vedere in Olanda. Questo significa che la zona euro è più forte che non l'abbiamo pensato. Che tipo di Europa ha in testa Macron e qual è l'idea d'Europa della Le Pen? Macron ha un'idea di un'Europa in marcia e vuole riformare l'Europa perché sia in marcia alla soddisfazione delle popolazioni. E questo è il suo obiettivo. La Le Pen? La Le Pen è nazionalista, dunque è difficile di combinare il nazionalismo vero, il nazionalismo un po' razzista, il nazionalismo anti-immigrati con l'Europa. Qual è la ricetta economica che Macron può proporre? Lui va a prendere un po' di destra e un po' di sinistra. Di destra prenderà la riforma del mercato del lavoro e di sinistra prenderà il rilancio dell'economia tramite l'investimento. Ma la riforma del mercato del lavoro sarà fatta con dolcezza, voglio dire, in un modo che continua a proteggere almeno così bene che sono protetti oggi i lavoratori. Il programma delle Le Pen è davvero irrealizzabile, costa troppo? Ma un programma economico che costa forse 1.000 miliardi di euro, dunque è un programma immaginario.